Buongiornissima a tutti quanti, allora rieccomi ritornata con un nuovo video. Sono qui di nuovo per farvi un video dedicato insomma al mondo infermieristico, al corso di infermieristica. E oggi sono qui per farvi praticamente un video in cui fondamentalmente do qualche tip, diciamo così, qualche consiglio su come affrontare il tirocinio durante gli anni appunto di infermieristica. Abbiamo parlato negli scorsi video del primo, secondo, terzo anno, un po' vi ho condiviso insomma la mia esperienza dal punto di vista proprio pratico di quello che effettivamente si fa durante gli anni, però volevo soffermarmi un attimino anche sull'approccio proprio con il tirocinio. Diciamo che il tirocinio di infermieristica è fondamentale, ecco, durante il corso degli anni. Fate una marea di ore di tirocinio, ovviamente sin da subito, sin dal primo anno tendenzialmente gli studenti di infermieristica sono buttati proprio in reparto. Ho cercato di racchiudere tutto in 10 punti, quindi questi saranno 10 consigli, diciamo così, insomma 10 accorgimenti su come appunto affrontare il tirocinio di infermieristica. Diciamo che posso raccontarvi un pochettino la mia esperienza, quindi ho cercato di racimolare questi consigli riguardandomi indietro. Penso che se ci fosse stato qualcun altro che avesse creato un video del genere, io probabilmente sarei andata in reparto molto più serena e tranquilla. Però consiglio numero 1: informarsi. Quando insomma affronterete il vostro tirocinio e verrete assegnati nei vari reparti, sicuramente prima di voi ci saranno stati altri studenti. Io consiglio vivamente di cercare di contattare gli studenti più grandi, studenti insomma che sono un po' più avanti, che sicuramente almeno uno di loro sarà stato nel vostro tirocinio che dovrete affrontare. Questo è importantissimo, soprattutto informarsi sul reparto, su come sono gli assistenti di tirocinio. Questo non è scontato. L'assistente di tirocinio è una parte fondamentale del vostro percorso. Informatevi anche sui principali obiettivi che dovrete raggiungere in quel tirocinio, su cosa punta tantissimo il reparto. Chiedere ovviamente agli altri ragazzi come si sono trovati, se si sono magari trovati male, se magari quel tirocinio è particolarmente difficile da affrontare, se bisogna stare attenti su determinate cose per evitare la bocciatura, perché ovviamente sapete che se venite bocciati durante il tirocinio poi è difficile ritornare in carreggiata, diciamo così. Potete anche recuperarlo, alcuni magari ve lo fanno anche recuperare, alcuni tutor dell'università, altri magari no. Consiglio numero 2: puntualità. Può essere un consiglio banale. Io mi ricordo benissimo che quando andavo in tirocinio ero talmente agitata che durante il primo giorno arrivavo come minimo mezz'ora prima, ma che tipo tutti ancora, cioè, stavano lavorando e non c'era nessuno ad accogliermi ovviamente. Una cosa che insomma facevo io era: il primo giorno arrivo tanto in anticipo, me la prendo con calma, vado a cambiarmi, prendo tutte le mie cosine, eccetera, eccetera, eccetera. Oltre a questo, io magari qualche giorno prima andavo proprio fisicamente a vedere se riuscivo ad entrare proprio nel reparto, vedere così com'era. Scontata, ma gli assistenti di tirocinio, il reparto, la caposala, fanno molto caso alla vostra puntualità. Questa ve l'ho buttata lì, insomma. Consiglio numero 3: fate tante domande. Fate qualsiasi domanda, soprattutto il primo giorno. Più domande fate, anche non solo il primo giorno ma anche durante il corso del tirocinio, fate tantissime domande durante il primo giorno, durante proprio il vostro percorso. Non fatele solamente al vostro assistente di tirocinio ma a chiunque troviate in reparto. Il fatto che voi facciate domande significa che comunque siete incuriositi da tutto quello che viene svolto durante proprio il turno, comunque in generale sulle varie attività che ci stanno in reparto. Domande in generale sul reparto, anche, che ne so, una cosa che per esempio a me dicevano tanto era su cui dovevo puntare soprattutto i primi giorni: che protocolli avesse il reparto, perché non è scontato e credetemi, loro apprezzano tantissimo queste domande qui, soprattutto su come organizzavano il loro lavoro. Fate tante domande, ma veramente riempiteli di domande. Più domande fate, meno domande vi faranno loro. Comunque no, scherzo, sicuramente qualcuno vi farà qualche interrogazione. Consiglio numero 4: una cosa che io facevo a metà tirocinio, più o meno, insomma metà, dopo circa un 10
12 turni, che era più o meno metà tirocinio, chiedevo sempre al mio assistente di tirocinio un confronto e chiedevo sempre come stessi andando, su cosa potevo migliorare, quali erano magari i miei, tra virgolette, punti forti, come mi vedeva dall'esterno. Questo è importantissimo perché vi porta consapevolezza di voi stessi, vi fa capire effettivamente tramite un giudizio esterno come siete visti, sia magari davanti al paziente, come vi rapportate con le persone che ci stanno dentro. Chiedere il parere esterno, ok, che è un parere comunque oggettivo perché è il vostro assistente di tirocinio, è importante perché vi aiuta anche a confrontarvi. Consiglio numero 5, mi raccomando, portatevi un taccuino, un quadernino in cui scrivere tutte le varie cose, dalle attività che vengono svolte durante il giorno, dall'ora X all'ora Y, farmaci. Io mi ricordo che avevo questa rubrica praticamente dove scrivevo in ordine alfabetico i principi attivi dei farmaci, che farmaco fosse. Ogni volta che ne scoprivo uno nuovo, magari me lo segnavo sul mio quadernino, poi tornavo a casa e scrivevo sulla mia rubrica dei farmaci questa cosa qui. Mi aiutava tantissimo, io senza quello ero persa, cioè io avevo in tasca veramente una marea di cose. Puntatevi qualsiasi cosa possa poi essere utile durante quel tirocinio, ma anche nei successivi tirocini. Consiglio numero 6, sfruttare le notti. Ci sono tirocini e tirocini, ci sono tirocini in cui non si dorme, quindi lavorate veramente come dei muli da inizio turno di notte fino alla mattina successiva, e quindi ovviamente dovrete concentrarvi sicuramente sul tirocinio, ok? Ma ci sono altri reparti in cui magari le notti sono un po' più tranquille, in cui magari il vostro assistente di tirocinio vi dice hai tutta la vita davanti per non dormire di notte, quindi in questo momento che sei studente te lo puoi permettere, vai a dormire. Se non riuscite a dormire, se magari dormire di notte a pezzettini vi sballottola semplicemente il turno, e poi di conseguenza magari vi ritrovate un po' sballati anche nei giorni successivi, a questo punto consiglio mio, cosa che facevo io, cercavo di tirare il più possibile, cioè di rimanere sveglia il più possibile, e poi dormivo durante lo smonto notte. Consiglio mio, studiate, fate la pianificazione assistenziale che magari dovete fare durante il vostro percorso di tirocinio, aggiornatevi sui farmaci, studiate per gli esami. Io mi portavo sempre qualcosa da studiare, insomma, se magari non potevo dormire o comunque non avevo voglia di dormire, ecco. Oppure semplicemente magari ero stanca e dormivo, però insomma una cosa che io facevo era proprio questa, sfruttavo le notti, tante notti le ho sfruttate proprio per scrivere la pianificazione assistenziale, che era un lavoro che noi facevamo appunto per ogni tirocinio. Consiglio numero 7, questo non è per niente scontato, dormite veramente tanto durante i periodi di tirocinio. È vero che dovete anche studiare, dovete fare un sacco di cose, ma comunque siete dentro il mondo del lavoro e se non dormite fate veramente fatica anche a stare attenti proprio durante il turno. Mi sono resa conto tantissimo, nonostante io fossi una, cioè io sono sempre stata una che non dorme tanto, ma da quando ho iniziato proprio i tirocini e adesso lo vedo anche con il mondo lavorativo, devo dormire almeno 7 ore. Se già dormo meno di 7 ore, io arrivo la mattina che sono già snervata, vi dico solo questo, insomma. Quindi il dormire, mettere il cervello proprio in stand-by e riposarvi è fondamentale per affrontare poi la giornata, soprattutto per andare ad affrontare le notti, per affrontare le mattine. Insomma, può essere veramente un consiglio banale, ma dormite. Il sonno perso durante la notte magari non si recupera mai al 100%, però io mi ricordo che dormivo durante lo smonto notte e poi cercavo di rimanere sveglia durante il pomeriggio per poi dormire di nuovo la notte, per recuperare questa sorta di jet lag in cui gli infermieri che vivono il reparto purtroppo insomma ce l'hanno di base, questa sorta di jet lag. Consiglio numero 8, imparate a relazionarvi con qualsiasi figura sia presente in reparto, sia il vostro assistente di tirocinio, che sia l'infermiere di turno che è insieme a voi, che sia l'OS di turno, l'ASA o quello che è, insomma, che sia anche i medici. Ricordo benissimo che all'inizio magari con i medici proprio non ci parlavo neanche, finché poi è arrivato ad una certa, quando voi avevate, cioè quando ti davano praticamente in carico un paziente dalla A alla Z, eravate voi che vi dovevate relazionare, cioè ero io in questo caso che mi dovevo relazionare poi principalmente con il medico, sempre sotto visione, insomma, diciamo così, del mio assistente di tirocinio. Ma consiglio numero 9 è di godersi il tirocinio.
Tante volte magari siamo presi più dall'ansia di dover fare perfettamente, perché sicuramente noi in quel momento siamo giudicati, osservati da chiunque e comunque al contempo ci dobbiamo relazionare con il paziente. Ci sono tante cose che magari poi dobbiamo imparare, però ogni tanto fermatevi e ditevi ok, dove sono? Ci sono? Cioè ci sono, ci faccio? Anche perché alla fine quei tirocini lì vi rimane, cioè c'è sempre un qualcosa che vi rimane, quello che vi rimane ve lo ricorderete da qua fino a 90 anni. Io ho certi momenti dei miei vari tirocini che ricordo come se fossero ieri, come se fossero successi ieri. All'inizio magari non era così, ma andando avanti proprio con gli anni ho cercato veramente di godermi quel momento. Sono momenti che poi sono anche proprio preziosi dal punto di vista formativo, personale, umano. Il fatto di conoscere anche tantissime persone, le loro storie. Andateci dentro proprio a 360 gradi nel vostro percorso, perché credetemi, ve lo godrete molto, ma molto, molto, molto di più. L'ultima cosa che mi disse la mia prima assistente di tirocinio di cardiologia, la Mariolina, che vabbè, per me è stata come una mamma, assolutamente è stata una mamma. Mi ricordo che durante il primo tirocinio ci disse di rubare con gli occhi. Ruba l'arte, mettila da parte, ovvero di guardare tutto, di osservare il più possibile e di prendere, 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 prendere. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Volevo condividere con voi qualche consiglio, insomma qualche accorgimento che comunque sia ho anche imparato durante questi anni di tirocinio. Non voglio assolutamente insegnare niente a nessuno, anche perché ogni esperienza è personale. Però magari questi accorgimenti qui sono proprio degli accorgimenti in generale che magari possono essere utili soprattutto per chi è alle prime armi. Mi raccomando, sempre puntuali, vestitevi decentemente, ok? Presentatevi con la divisa pulita, ordinata. Spero tanto che questi video, questa serie di video vi siano utili. Noi ci vediamo al prossimo. Cheers!